Ciao a tutti, benvenuti e bentornati nel mio canale. Eccoci qua ragazze con un nuovo video che per una volta non è un video dedicato a Kiko, anche se devo dirvi che in canna ho proprio un video dedicato ancora a un'altra collezione di Kiko che sarà la Green Me. Quindi vi spoilerò che a brevissimo qui sul canale vedrete un video di nuovo dedicato a Kiko, in particolare sulla collezione Green Me. Ma chiudo questa parentesi e come avete già visto dal titolo, oggi parliamo della signora per eccellenza del make-up che è Charlotte Tilbury, o come la chiamo più familiarmente io, la Sora Carlotta. Charlotte Tilbury, che è recentemente sbarcata sul sito di Sephora, credo che ancora non si trovi nulla del brand nei negozi fisici, ma fatemi sapere voi perché se mi seguite lo sapete, io acquisto sempre online, non ho uno store fisico vicino casa mia, per cui non posso toccare con mano se i prodotti appunto sono negli store fisicamente oppure no. Per ora sul sito di Sephora c'è disponibile una piccola selezione dei prodotti che però piano piano si sta ampliando. Per quanto mi riguarda, i prodotti di cui vi parlerò e che vi mostrerò in questo video li ho acquistati tutti sul sito ufficiale di Charlotte Tilbury UK, quindi senza pagare spese di dogana e nient'altro, un sito tra l'altro super affidabile e anche molto molto veloce per quanto riguarda le spedizioni, nonché anche molto accurato, perché nonostante io abbia acquistato ormai un discreto bottino di prodotti, tra cui anche palette e cialdine varie di blush e cipria, mi è arrivato tutto sempre perfettamente imballato e soprattutto perfettamente intatto, cosa che con Sephora non è proprio sempre scontata. Seppur si servono dello stesso corriere, perché sia Sephora che Charlotte Tilbury, almeno da me, consegnano con Bartolini, però il metodo di imballaggio è decisamente diverso e di conseguenza è diverso anche il risultato finale. Comunque, bando alle ciance, iniziamo a parlare dei prodotti. Io, dopo aver studiato il brand per mesi e mesi, quando quindi ancora non era arrivato qui da noi da Sephora, mi sono lanciata all'acquisto con l'uscita della collezione Pillow Talk, che devo dire mi è piaciuta tutta tantissimo, almeno sulla carta l'avrei acquistata tutta. Quindi gli acquisti della collezione Pillow Talk sono stati in generale i primi che io abbia fatto, e la prima cosa che vi mostro, e come non può essere così visto che io sono un ombrettomane, è la palette in edizione limitata, la Pillow Talk appunto, che era uscita in questa collezione. La palette in questo caso da 12. Quindi la scatolina ve l'ho già mostrata, in questo rosa che a me già fa impazzire, mentre il pack vero e proprio è tutto dorato e specchiato, bellissimo, devo dire super eleganti questi packaging di Charlotte Tilbury. E la palette contiene all'interno appunto queste 12 colorazioni suddivise in 4 trio, come ce li propone insomma Charlotte, ma nessuno ci vieta di usarli a nostro piacimento, come tra parentesi faccio sempre io, in queste tonalità del rosa e del pesca. Quindi come vedete la predominante della palette è decisamente calda, forse fatta eccezione per questo trio che è leggermente più freddo, ma appunto la predominanza della palette è calda e soprattutto chiara. Quindi una palette molto discreta, una palette che dai toni mi è piaciuta subito tantissimo, ma che ho acquistato principalmente per testare la qualità degli ombretti. Tra l'altro non so se lo potete vedere perché il packaging specchiato non facilita, ma praticamente ogni trio è denominato in base all'utilizzo che appunto Charlotte ne suggerisce. E questo ad esempio c'è scritto day sotto a questo c'è scritto desk, quindi per il lavoro, sotto qua c'è scritto date e qua c'è scritto dream. Quindi Charlotte ci suggerisce anche con i nomi che ha dato l'utilizzo che ne possiamo fare, ma ripeto, io non sono così fiscale e utilizzo un po' i colori a mio piacimento. Prima di parlarvi di che cosa penso di questa palette e della sua qualità, ovviamente andiamo a fare gli swatch. Eccovi qua gli swatch dei colori contenuti in questa palette.
che io trovo davvero molto molto belli. Allora, la preponderanza di colori è matte, il più pigmentato di tutta la palette è decisamente lui, che io trovo fenomenale e spettacolare. Comunque, gli ombretti sono tutti pigmentati e molto molto morbidi, fatta eccezione forse per lui, che è il colore più scuro della palette. Anche se non si può parlare di tono scuro, perché comunque è un tono medio, secondo me, è appunto questo, che forse, come vedete, risulta il meno scrivente e il meno omogeneo. E secondo me questa è l'unica pecca di questa palette, che altrimenti trovo bellissima. Gli ombretti sono tutti molto morbidi, tutti molto scriventi, si sfumano in maniera eccelsa. Di certo il fatto che siano comunque chiari li aiuta nel discorso sfumatura, però devo dire che comunque sono facilissimi da utilizzare e hanno una durata ottima. Quindi ottima l'opinione che ho sulla qualità degli ombretti di Charlotte, tant'è che prima o poi sono sicura che andrò ad acquistare uno dei famosi quad, che mi tentano tantissimo, ma la grossa pecca del brand è il costo, perché sono davvero dei prodotti high cost, per cui ogni volta devo star lì e ponderare molto molto bene gli acquisti. Tra l'altro, tutti gli acquisti che vi mostro li ho fatti in qualche modo con delle promo, con degli sconti, quindi ho cercato comunque di approfittare di qualche promozione per spendere un pochino meno. Sempre della collezione Pillow Talk ho acquistato anche la matita labbra, appunto Pillow Talk Original. Ne esiste anche la versione medium e credo anche la versione dark come il rossetto, ma io appunto ho preso la versione classica, che è anche quella che indosso sulle labbra. Il colore è questo, è un rosato sempre tendente al caldo. Anche questo è un prodotto che trovo davvero fantastico. La scrivenza, come vedete, è ottima, tant'è che potete utilizzare queste matite non solo per fare il contorno, ma volendo anche per riempire tutte le labbra a mo' di rossetto. Ha infatti quella giusta consistenza che vi permette di utilizzarla appunto sia come contorno labbra che come rossetto vero e proprio. Io oggi ce l'ho su come base su tutte le labbra e sopra ho applicato il rossetto Pillow Talk, che io ho in versione davvero deliziosa, ma davvero mignon, perché questo era appunto il regalo che ho ricevuto quando ho acquistato appunto io i due pezzi della collezione Pillow Talk. C'era in regalo la mini size del rossetto Pillow Talk, quindi, e il rossetto è questo, ovviamente in versione mini mignon. Eccolo qua, ve l'ho swatchato vicino alla matita, quindi questo è il rossetto e questa è la sua matita. La tonalità di matita e rossetto è identica, quindi hanno la stessa identica tonalità. Forse la matita è mezzo tono più scura, ma come dovrebbe essere secondo me e come decisamente io preferisco. Il rossetto Pillow Talk ha un finish matte, ma non è un matte di quelli particolarmente secchi. L'effetto che fa sulle labbra è appunto quello che vedete indosso a me adesso. E la cosa bellissima è che rimane comunque molto molto morbido e molto confortevole, quindi è di quei matte che essendo comunque rossetto in stick non si fissano e quindi tendono comunque a stampare se mangiate, bevete o quant'altro, però hanno il piacevolissimo vantaggio di rimanere molto morbidi, di non segnare per niente le labbra neanche nel corso della giornata. Tra l'altro anche la durata è buonissima, io l'ho utilizzato ovviamente anche da solo, perché in generale non ho l'abitudine di utilizzare sempre 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 la matita, né come contorno né come base, quindi devo dire che la durata è ottima anche se utilizzate il rossetto da solo. Rimanendo in tema Pillow Talk, vi mostro in realtà l'ultimo prodotto che è arrivato in termini di tempo a casa mia, perché l'ho ricevuto giusto 2 giorni fa, ed è il tanto desiderato da me Jewel Pots, quindi i nuovi ombretti in pot
di Charlotte, che sono anche in questo caso in edizione limitata e sono usciti in due colorazioni. Questa che ho acquistato io è la Pillow Talk. Il pack vero e proprio di questi ombretti è spettacolare, guardate quanto è bello, è in puro stile Charlotte Tilbury, davvero favoloso, molto molto bello, è in plastica, il pot è in plastica e la cosa che mi ha stupita è che in realtà non si tratta di ombretti in crema, credevo fossero appunto degli ombretti in crema, in realtà hanno una consistenza molto molto particolare che ora cercherò di mostrarvi e di farvi intuire. La consistenza è indefinibile, è un mix tra un gel, una polvere estremamente pressata e comunque un qualcosa di un pochino cremoso, però non posso definirlo né ombretto cremoso né ombretto in polvere, quindi è davvero un mix un po' di tutto. Il colore è questo ed è fenomenale e io ragazze vi anticipo già che non riuscirò mai 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 a farvi intuire e a farvi rendere conto della bellezza di questo ombretto così come io lo percepisco dal vivo. Ci provo magari facendo così, ma credetemi che tutti i riflessi che io vedo, voi non riuscirete sicuramente a coglierli dal video. Allora, il colore è questo e ragazze, è luce pura, luce pura sugli occhi. È pieno di micro glitter di tantissime tonalità diverse, rosa, celesti, bianchi, cioè è qualcosa di bellissimo. E la cosa meravigliosa è che questi micro glitter sono talmente sottili e talmente ben fusi nella formula del prodotto che ovviamente non fanno un minimo di fallout e soprattutto fanno questo effetto specchio meraviglioso. Ora, come vedete, si tratta di un colore che comunque è abbastanza chiaro. Io ce l'ho indossato su oggi sulla palpebra mobile, anche se non rende bene del tutto perché stamattina ho fatto un esperimento un po' diverso e invece di applicarlo su palpebra nuda con solo il primer, ho messo sotto una base chiara. Nello specifico ho utilizzato uno stick e shadow di Kiko, uno tra quelli che vi ho mostrato negli ultimi, video haul, credo, anzi proprio nell'ultimo video haul, credo fosse il numero 54 o 56 se non erro, comunque è un bianco perlato leggermente tendente al rosa e l'ho messo sotto appunto per vedere un po' come rendeva. Devo dire che l'effetto non mi dispiace, ma preferivo l'effetto di ieri di quando l'avevo applicato da solo perché appunto fa questo effetto specchiato bellissimo, mentre oggi lo vedo un po' più spento e diciamo che la base bianca si nota secondo me troppo. Rimane comunque un colore molto molto chiaro, quindi anche sull'occhio non aspettatevi un colore così intenso come lo vedete qui sulla mano. Più che altro vi fa proprio un effetto bagnato con un velo di colore che comunque è un effetto bellissimo, però ecco, non aspettatevi un ombretto dalla pigmentazione estrema. Io per raggiungere questa pigmentazione e farvi vedere bene il colore ho dovuto fare almeno 4 passate, quindi non aspettatevi una base colore troppo presente, però l'effetto è davvero spettacolare, tant'è che ho voglia di acquistare anche l'altra colorazione uscita e tutti gli ombretti di questo genere che ci sono già in gamma permanente, ma dovrò limitarmi. Ah, non vi ho fino ad ora specificato i prezzi perché come sempre vi lascerò tutto qua sotto scritto nell'info box, così non sbaglio né nomi né prezzi né quant'altro, quindi se volete informazioni sui prezzi, sui nomi precisi dei prodotti, andate a consultare l'info box. Il pot vi arriva corredato da questo diciamo coperchietto in plastica che va sempre tenuto sopra l'ombretto per preservarne la qualità, il che mi ha ricordato, non so se voi ve li ricordate, dei vecchi ombretti di L'Oréal che tra l'altro dovrebbero essere ancora disponibili, non ricordo ora come si chiamassero, che però avevano ugualmente questa specie di coperchietto che serviva
attiva appunto per preservare le caratteristiche del prodotto. Così, giusto piccola parentesi, perché il pack me li ha ricordati. Vado avanti e vi mostro un altro rossetto. Questo è l'unico rossetto che possiedo in versione full size e devo dire che è un prodotto che mi ha un pochino scoraggiato nei confronti dei rossetti di Charlotte Tilbury, perché fa parte di una linea diversa rispetto a quella di Pillow Talk, che fa parte della linea Matte Revolution, mentre questo fa parte della linea Hot Lips. Il colore è Kidman Kiss e purtroppo di questo rossetto ho cannato sia la linea che la colorazione, tant'è che praticamente non l'ho mai utilizzato se non una volta. Ve ne ho già parlato ampiamente su Instagram, quindi se mi seguite sapete di che cosa parlo. E comunque lo stick è fatto in questo modo, ha questo taglio un po' quadrato. Anche in questo caso si tratta di un rossetto dal finish matte. Il colore è questo. Ora ragazze, visto così non è neanche particolarmente tremendo, il problema è che sulle mie labbra diventa particolarmente fluo e l'effetto non mi piace per niente. Tra l'altro swatchato sulla mano risulta, come vedete, abbastanza rosato. In realtà su di me tira fuori tutta la sua componente calda e tutta la sua componente fluo, quindi mi sta malissimo, ma davvero da cani, proprio male male male. L'ho acquistato, diciamo, spinta un po' dall'armocromia, ma devo dire che questo rossetto secondo me per la mia stagione armocromatica è assolutamente cannato e comunque non mi piace per niente come mi sta. Ovviamente non lo butterò via e lo utilizzerò accompagnato a qualche matita o a qualche gloss che ne modifichino in qualche modo il colore, però ecco, è stato un po' una cocente delusione, perché appunto è stato il primo rossetto in full size che ho acquistato. Tra l'altro anche la texture non la preferisco, pur essendo ugualmente un rossetto matte, però risulta un pochino più scivoloso sulle labbra, il che potrebbe sembrare un pregio a livello di comfort. In realtà a me l'effetto che fa sulle labbra non piace e tra l'altro non mi dura neanche abbastanza, quindi mi dura molto meno rispetto alla linea appunto Matte Revolution, quindi rispetto al Pillow Talk. Quindi questa linea di rossetti onestamente non mi ha fatto impazzire, tornassi indietro non li riacquisterei. Passiamo poi ai prodotti per la base che ho acquistato. Vi lascio per ultimi fondotinta e correttore e vi mostro velocemente un altro prodotto che ho stramato, che è la cipria. La cipria che è questa, in questo pack, anche in questo caso tutto specchiato, scusate le impronte. Questa si chiama Hairbrush Flawless Finish ed è appunto la famosissima cipria di Charlotte Tilbury, contiene all'interno il suo specchio e io l'ho acquistata nella colorazione più chiara, che è appunto la numero 1 Fair. Che dirvi di questa cipria? Una cipria super sottile, che non secca per niente, una cipria super adatta al contorno occhi, super adatta alle pelli secche e non più giovanissime, molto molto sottile, si stende molto facilmente, non vi sbianca, davvero davvero ottima. Io la utilizzo principalmente per il contorno occhi, ma mi piace utilizzata anche su tutto il viso e la adoro. È tra i prodotti più iconici del brand e devo dire assolutamente ha ragione, perché è davvero ottima. Passo poi ad un altro prodotto per la base, che è il blush che è fatto in questo modo. La forma del pack è identica a quella della cipria, ma ovviamente come vedete in questo caso il pack è marrone e il blush che ho acquistato è lui. Anche qui si tratta purtroppo di un errore di colorazione. L'ho acquistato insieme al rossetto che vi ho mostrato poco fa e quel giorno, se non avessi fatto niente invece di ordinare Charlotte Tilbury, sarebbe stato decisamente meglio, perché anche qua ho cannato decisamente il colore. Comunque la linea si chiama Cheek to Chic e la colorazione si chiama Love Glow. Allora, il colore è super super chiaro come potete vedere e il blush è concepito
con queste due zone, una esterna un pochino più chiara e più calda e una parte interna più scura e rosata. Ecco, questi blush sono concepiti in questo modo, con due colorazioni in ogni cialdina. Nel mio caso, nel caso della colorazione che ho acquistato io, la differenza si nota poco. Vi faccio uno swatch. E perché vi dico che ho sbagliato colorazione? Perché è davvero molto molto chiara, quindi quando la utilizzo devo dire che mi dà poca soddisfazione. In questo momento che sono così abbronzata non posso utilizzarlo come blush. Al massimo in questo momento potrebbe essere un illuminante, ma non è particolarmente glow come finish. Che cosa dirvi di questo blush? Non riesco a giudicarlo bene nella sua interezza, come avrei fatto se avessi acquistato un colore che mi fosse piaciuto al 100%. Per quanto riguarda la facilità di stesura, ovviamente anche qua assolutamente niente da dire. È un prodotto che praticamente non ha spessore sulla pelle, quindi si fonde perfettamente con l'incarnato, e anche questo è dato dal fatto che la polvere è molto molto sottile e, come tutti i prodotti di Charlotte Tilbury, sono diciamo formulati per appunto fondersi con la pelle, e sono stati studiati anche per le pelli non più giovanissime. Quindi sicuramente questa polvere, come la polvere della cipria e sono sicura tutte le altre polveri viso presenti nella gamma di Charlotte, hanno questa caratteristica di essere sottili e senza spessore, quindi ottima la texture della polvere. Peccato per il colore, perché appunto è davvero molto molto chiaro, e appunto nonostante io sia così fantasmina non riesco a godermelo al meglio. Avrei dovuto acquistare un'altra colorazione. Purtroppo ragazzi, acquistando online sono cose che succedono spesso, gli swatch che si trovano in giro non sono particolarmente affidabili e quindi succedono queste cose. E arriviamo infine agli ultimi due prodotti, che sono tra quelli che mi hanno entusiasmata di più tra quelli che ho provato del brand, e cioè parliamo del fondotinta Airbrush Flawless e del correttore Magic Away Concealer. Partiamo dal fondotinta, che io ho acquistato nella colorazione 3 Cool, quindi una colorazione chiara, anzi fair, dal sottotono appunto freddo, come è poi il mio sottotono tendenzialmente neutro freddo. Vi faccio uno swatch per mostrarvi la colorazione, e vi dico già che per me ovviamente in questo momento il colore è super chiaro, ma quando ancora non ero abbronzata era perfetto. La coprenza è medio alta per quanto mi riguarda, e anzi ne dovete utilizzare poco, perché ne basta appunto poco per coprire davvero molto molto bene. Perché mi piace? Mi piace perché si stende in maniera perfetta, senza fare nessun minimo di accumulo nelle zone più critiche, come le zone attorno al naso, le rughette, le zone magari più secche. Quindi è perfetto perché non segna nessun tipo di imperfezione, e anzi va a darvi quasi un effetto filtro piallante sul viso. È davvero favoloso. Tra l'altro su di me ha una durata ottima. Il finish è un finish molto naturale, non è né particolarmente matte né satinato o luminoso, quindi è un finish che io definirei seconda pelle, ed è davvero favoloso. Io lo adoro e ve lo straconsiglio a mani basse. Viene dichiarato come fondotinta a lunga tenuta, e io mi sento assolutamente di avvalorare questa definizione. Ha davvero una durata ottima e un effetto liftante che raramente ho trovato in altri fondotinta, quindi lo adoro e sono strafelicissima di averlo preso. Ma sono ancora più felice di aver acquistato questo correttore, che è stato oggetto di studio da parte mia per tantissimo tempo, e poi alla fine mi sono decisa ad acquistarlo. Ho acquistato nel mio caso la colorazione 4 Fair, anzi credo che si dica Fair 4, quindi è la colorazione più scura tra quelle Fair. Ho fatto questa scelta perché
avendo a disposizione dei campioncini che mi hanno aiutato tantissimo nella scelta appunto del colore, ho voluto prendere lui che è un colore abbastanza aranciato, che mi aiuta a contrastare la parte più scura appunto della mia occhiaia. L'unica cosa che non amo di questo correttore è l'applicatore, che è a spugnetta in stile Instant Anti-Age di Maybelline, e io non lo amo particolarmente perché secondo me si spreca un botto di prodotto. Come avete sentito, si gira la parte dietro e si va a stendere il prodotto con la spugnetta. Ecco qua, anche qui, visto sulla mano il colore vi potrà sembrare decisamente troppo chiaro, in realtà vi assicuro che è perfetto su di me. Ora purtroppo l'abbronzatura va un po' a inficiare tutto ciò che voi vedete sbocciato sulla mia pelle, però vi assicuro che appunto è perfetto per le mie occhiaie. Come vedete la copertura è estrema, io ne ho applicato comunque poco, giusto una passata di spugnetta, e guardate, ne basta pochissimo. Lo amo perché non segna per niente il contorno occhi. Anche in questo caso il finish è totalmente naturale, tant'è che potreste indossarlo anche senza mettere una cipria, perché lì dove lo mettete lui si fissa e resta, però con il grossissimo vantaggio di non essere per niente pesante, e quindi di non segnare neanche dopo tante ore il contorno occhi. Anche questo ce l'ho su oggi e devo dire che l'effetto è davvero top, mi piace tantissimo. Quindi anche questo è un prodotto che io mi sento di straconsigliarvi se cercate un correttore che non segni il contorno occhi, che però sia bello coprente e soprattutto resistente e duraturo. Affidatevi a lui e non ve ne pentirete assolutamente. Ragazzi, mannaggia la vecchiaia, mi stavo dimenticando di mostrarvi l'ultimo prodotto che ho acquistato, anche lui preso insieme al Jewel Pot, ed è il nuovissimo e appena uscito mascara Pillow Talk, che io ho acquistato nella versione mini size. Come vedete è piccino, anche lui lo sto indossando oggi, spero che riusciate a vedere qualcosa, a intuire qualcosa dal video, ma io vi anticipo che già lo amo. Vi faccio vedere lo scovolino, che forse potrà non piacere a tutte perché è uno scovolino innanzitutto da una forma molto particolare, è schiacciato ed ha i dentini solo su due lati, come potete vedere, dentini che sono in silicone. Allora, per quanto mi riguarda, io preferisco decisamente i mascara con i dentini in silicone perché sulle mie ciglia sono quelli che danno l'effetto migliore di volume e di separazione, e questo non fa eccezione, quindi secondo me anche in questo caso lo scovolino aiuta tantissimo per la resa del prodotto. Il mascara è super nero, io appunto ce l'ho da due giorni e l'ho indossato sia ieri che oggi, e posso dirvi che ne sono follemente innamorata, sia per l'effetto che fa sulle ciglia ma anche per la durata. Fate conto che oggi, come sempre durante i miei video, sono truccata da credo già 15 ore e come vedete non ho un minimo segno di sbavatura né di pezzettini di mascara che sono caduti nel contorno occhi. Assolutamente, questo mascara dura intatto da mattina a sera e tra l'altro non secca neanche particolarmente le ciglia, quindi nonostante dia volume e definizione, però le ciglia non risultano dure e secche. Si strucca anche abbastanza facilmente, quindi io mi sento di stra promuoverlo già al secondo utilizzo, mi è piaciuto tantissimo. Tra l'altro questo è un prodotto che in versione full size è già presente anche da Sephora, ha un prezzo che si aggira attorno ai 30 euro, 29 euro se non erro, sul sito di Sephora, non è pochissimo però è abbordabile. Ok, con questo termina la mia lunga carrellata sui prodotti di Charlotte Tilbury che possiedo. Io spero che questo video vi possa essere stato utile per avere una panoramica generale su questo brand. In definitiva, tra i prodotti che io ho acquistato praticamente mi sono piaciuti tutti, forse fatta eccezione
promozione per il rossetto della linea Hot Lips, che onestamente non mi sento di consigliarvi. Il resto, devo dire, sono prodotti tutti formulati strabene, dalla durata ottima. I prodotti per la base io ve li consiglio a occhi chiusi, ma in generale secondo me questo brand è davvero un brand che raramente ne sbaglia una. E niente, con questo la smetto di blaterare. Come al solito vi ringrazio per aver seguito anche questo video, vi invito ad iscrivervi al canale se non siete ancora iscritti, attivate la campanellina e correte a seguirmi anche su Instagram, dove tutti i giorni ci sentiamo con aggiornamenti sull'utilizzo dei prodotti che vedete appunto nei video. Io come al solito vi mando un mega bacione e sempre se vi va ci vediamo presto al prossimo video. Ciao!